Benvenuti amici, io sono Salpimpo, oggi andiamo a fare la recensione di questo, ovvero il nuovo AGM H5 Pro. È un mostro, ragazzi. Pesanti, grasso, grassissimo, grossissimo e grassissimo. Resistente anche alla fine del mondo, secondo me, perché guardate qua, protezioni anti-urto, anticaduta, ma soprattutto un enorme speaker. Che tra tutti gli smartphone che ho provato, questo è quello che ha il volume assolutamente più alto. Suoneria che la sentite anche dal piano, dalla vicina, dall'altra parte della strada. Volume altissimo e tra l'altro, guardate un po' che chicca, abbiamo anche dei LED personalizzabili. È fighissimo, è fighissimo. Cioè... possiamo impostare diverse tipologie di LED anche a tempo di musica. E quindi niente, smartphone dell'anno. Andiamo un po' a vedere l'unboxing, cosa contiene la confezione, e andiamo a fare tutte le nostre prove. Prezzo 399 euro su Amazon. Vi lascio il link in descrizione, sia in descrizione appunto e sia nel primo commento. Però tramite il mio link potrete barrare una casellina direttamente sul prodotto su Amazon che vi dà uno sconto di 20 euro. Quindi andiamo a fare l'unboxing e andiamo a provare questo bellissimo mattoncino tecnologico. E andiamo a vedere cosa contiene la scatola. Boxettino molto interessante che all'interno contiene degli adesivi AGM, poi foglietto di garanzia online e quick start guide. Sul retro invece abbiamo il gingillo per aprire il carrellino dove inserire la SIM. Ed eccolo qua, un mostro. Un mostro di potenza e bellezza. Pesante. Mamma mia quanto è pesante. Dopo ovviamente lo vediamo. Poi andiamo a vedere sul fondo cosa abbiamo, senza rompere niente. E addirittura tanti scompartimenti. Cosa ci sarà mai? Allora, carica batterie intanto. Da, vediamo se si riesce a vedere, 5 volt 3 ampere a 15 watt, oppure 9 volt 2 ampere a 18 watt, oppure 12 volt 1.5 ampere a 18 watt. Dopodiché cavetto di ricarica micro USB sempre di tipo C, ok. Dopodiché degli sportellini in gomma di ricambio, perché come vediamo qui abbiamo degli sportellini di protezione che vanno a coprire appunto l'ingresso della ricarica e l'entrata jack per le cuffie, oltre quello che nasconde il carrellino dove inserire la SIM e la micro SD. Perfetto, togliamo tutto e andiamo a vedere il nostro smartphone. Smartphone che all'interno ha un processore octa-core Helio G85, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, Android 12 e batteria integrata da 7000 mAh. Dimensioni: altezza di 176.15 mm, larghezza di 85.5 mm ed uno spessore di 23 mm per un peso che si fa sentire di 360 grammi. Display da 6.5 pollici e camera frontale Sony da 20 megapixel. Sulla parte superiore abbiamo il microfono, eccolo qua. Sulla parte destra abbiamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Sulla parte inferiore, come abbiamo visto poc'anzi, abbiamo lo sportellino che nasconde l'ingresso per la ricarica e l'ingresso per il jack delle cuffie. Sulla parte sinistra abbiamo un tasto che ci consente di avviare la fotocamera e scattare foto con un click, e lo slot per l'inserimento della SIM e della micro SD. Andiamo sul retro, dove troviamo ben tre fotocamere, di cui una principale Samsung da 48 megapixel, una per le macro da 2 megapixel ed una Sony dedicata alla visione notturna da 20 megapixel con il relativo sensore ad infrarossi. LED flash, e qui al centro abbiamo il fulcro di questo rugged phone, l'enorme altoparlante da 35 mm capace di sviluppare ben 109 decibel, con tanto di LED circolari con diversi effetti selezionabili, dopo li vediamo nel dettaglio. Infine abbiamo il sensore di impronte digitali. Presente anche l'NFC e lo sblocco tramite riconoscimento facciale.
Bluetooth 5.0 e funzione torcia. Iniziamo subito dallo sbloccare lo smartphone tramite riconoscimento facciale. Vediamo se riesco con tutta la crocchio che ho davanti. Ok, mi inquadra e si sblocca. Perde un attimino di tempo, deve capire chi è la persona che lo sta impugnando. Dopodiché riesce, ok. Proviamo adesso il sensore di impronte digitali. Ok, velocissimo. Perfetto. A schermo spento, proviamo a schermo acceso. Ovviamente ancora più veloce. Ottimo, quindi sensore riconoscimento facciale, devo dire che funzionano egregiamente. Andiamo al test fotocamere. Tutte queste fotocamere come funzioneranno mai? Allora, io ho già scattato ovviamente delle foto. Iniziamo con il mio peperoncino. Questa è stata scattata utilizzando la funzione macro. Eccolo qua, discreta, nulla di particolare ma discreta, e questa tramite visione notturna, come potete vedere dagli occhi accesi del cane. E niente, funziona egregiamente la visione notturna, funziona devo dire benissimo. Ovviamente ero in stanza completamente al buio e tramite il sensore di infrarossi riesce a catturare queste immagini. Fotocamera frontale, colori devo dire un po' tendenti al caldo. E poi un video, eccolo qua. Vabbè, adesso tutto ciò ve lo farò vedere in full screen così da farvi un'idea migliore della loro qualità. Però adesso andiamo a scattare la nostra consueta foto. 3, 2, 1, shoot! Ok, e questo è il risultato. Ovviamente metterò in full screen anche questa. C'è da notare che per quanto riguarda le foto, non è possibile scattarle in formato 16 noni, ma solo in 4 terzi e 20 noni. Cosa stranissima, mai vista, però è qui, funziona così. Foto in 16 noni, niente, scordatevele. Va bene, adesso vi lascio alle foto e al video in full screen, così da farvi un'idea della qualità di questi scatti. Devo dire, foto sì, ben realizzate, però da queste fotocamere direi che mi aspettavo leggermente di più, soprattutto da questa 48 megapixel, comunque foto assolutamente sufficienti. Quindi passiamo subito al test giochi e andiamo sulla nostra nonnina Granny. Ovviamente stiamo parlando di un Helio G85 che comunque fa il suo sporco lavoro, quindi adesso vediamo se Granny riuscirà a metterlo in difficoltà, ma non credo proprio. Eccoci qua. Ta-da! Mi alzo, mi sveglio e vado a morire contro Granny. Allora, ok. Frame rate direi abbastanza stabile. Vediamo con la nonnina che mi ammazza. Assolutamente sì. Tac. Assolutamente sì, vabbè, giustamente con un G85 possiamo giocare tranquillamente al 99% dei giochi presenti su Play Store. Quindi chiudiamo la nonnina e passiamo al test audio. Ma prima di fare il test... chiuditi Granny, non rompe le scatole. Prima di fare il test audio andiamo un po' a vedere come personalizzare questi LED circolari dello speaker. Quindi andiamo in impostazioni, scorriamo in basso fino a Dynamic LED Circle. Ok, e da qui potremo selezionare una tra queste opzioni disponibili. Quindi modalità Brit, guardate là, molto molto carino. Modalità Cycle,
Sì, però se io clicco e poi giro, non ti fermare. Cycle, ecco qua. Ovviamente c'è anche la versione a tempo di musica, quella non può mancare. Ta-ta. Ok, dopodiché Dance, questa è la versione a tempo di musica, che dopo proveremo appunto con la musica. Io lascerei appunto questa Dance. Ovviamente il volume è al minimo, proprio per non sovrastare la mia voce, ma dopo lo alzeremo al massimo. Ok, direi di lasciare questa Dance, che bene pare, però si è girato lo schermo, quindi vabbè, lasciamo Dance. E andiamo a fare il test audio, sempre sul canale YouTube di No Copyright Sounds, e andiamo ad avviare altre robe, perché l'altra volta ho avviato le prime due, quando abbiamo fatto la recensione del Cubot Pocket 3. Proviamo qualcos'altro, questa, mi ispira questa. Alziamo al massimo il volume ed abbiamo. Tac. Mamma mia, è di una potenza bestiale, è assordante, è veramente assordante. Portiamo avanti. È veramente assordante, devo assolutamente staccare per parlare. Proviamo qualcos'altro, e io ho notato una cosa che adesso faccio notare anche a voi. Però prima proviamo tutto sto casinaro, uno smartphone casinaro, più casinaro del mondo. Se lo poggio ancora peggio. Cioè, raga. Allora, volume altissimo, un po' impastato, c'è da dirlo, un po' impastato, però volume altissimo, quindi chi ha problemi nel sentire la suoneria, secondo me ha trovato lo smartphone definitivo. Un po' meno per la musica, devo dire, però per la suoneria sì. Ho notato che con l'audio proveniente da YouTube non funzionano i LED, quindi probabilmente funzioneranno solo con musica salvata sullo smartphone. Sarebbe stato molto molto più bello se qualsiasi tipo di audio avrebbe fatto attivare i LED, però purtroppo non è così. Proviamo a cambiare modalità, anche perché si blocca nel momento in cui lo schermo si gira. Proviamo, non lo so, a cambiare modalità e ritorniamo lì su YouTube. E niente, purtroppo i LED non vanno con YouTube, cosa che non mi sarei mai aspettato, ma secondo me con un prossimo aggiornamento del software potrebbero risolvere questo problema. Non vi ho fatto vedere il tasto della fotocamera, cioè se io vado a cliccare il tasto della fotocamera, vedete che parte subito la fotocamera, e andandola a ricliccare scatto la foto. Quindi è una cosa fighissima, nel momento in cui volete fare una foto instant, non lo so, vedete un uccelletto passare, avete lo smartphone in mano, anziché andare a cliccare sull'icona della macchina fotografica, poi scattare eccetera, cliccate semplicemente questo, tac e tac, e scattate la vostra foto. Molto molto interessante questo tasto, ottimo. In definitiva ragazzi, prezzo 399 euro, ma tramite il mio link potrete applicare uno sconto di 30 euro, semplicemente barrando la relativa casella prima di aggiungere il prodotto al carrello, ovviamente su Amazon. Vediamo quindi quelli che secondo me sono i pregi e i difetti. Pregi, ovviamente la qualità costruttiva, cioè è fantastico, la sensazione al tatto è veramente molto bella, con questa texture sul retro che aumenta un po' il grip. Materiali antigraffio, paracolpi, quindi se vi cade a terra non succede niente, in teoria non dovrebbe succedere niente, questi paracolpi angolari. Oltre all'audio che è veramente ottimo per quanto riguarda il volume. Se io infatti accedo alle suonerie, proviamo a sentire qualche suoneria, cioè è altissima. È altissima. Cioè questa come sveglia la mattina vi fa iniziare la giornata con le balls girate. Comunque l'importante è che vi svegliate. Quindi suoneria altissima. Chi ha problemi nel sentire la suoneria, magari si trova spesso in luoghi con rumore, questo è ottima come soluzione.
quindi assolutamente pro. La qualità audio un po' meno, devo dire, però il volume generale è molto alto. Quindi chi cerca uno smartphone con un alto livello del volume della suoneria, questo è uno tra i più potenti assolutamente da me provati. Nei pregi metto anche la fotocamera visione notturna, che è decisamente un plus e funziona veramente bene, come abbiamo visto. I difetti: è bello grande. Grande e pesantuccio, ragazzi. Di certo non è facile tenerlo in tasca, ma dopo tutto è pensato per resistere, quindi è normale che i materiali utilizzati influiscano molto sul peso del dispositivo. E altro difetto che è comunque risolvibile, secondo me, tramite software, il fatto che i LED non funzionino con la musica di YouTube. Mi stava per volare, vabbè, dovrebbe essere anticaduta pure. Non funzionano con la musica di YouTube. In definitiva, ottimo rugged phone, completo di tutto quanto ci si possa aspettare appunto da un rugged phone. In aggiunta questa chicca dell'enorme speaker. Inoltre, anche a livello prestazionale è decisamente ottimo. Il tasto dedicato alla fotocamera permette di fare foto al volo e quindi altra cosa positiva. Ma ovviamente questa velocità è data appunto dal processore utilizzato. Se avessero messo un processore un po' più lento, col cacchio che avrebbe avuto questa velocità nell'aprire l'applicazione e subito scattare. Va bene, quindi per quanto mi riguarda assolutamente consigliato. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistarlo direttamente su Amazon. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella e poi già tutto al prossimo video.